Guardavo tantissimi film grazie a mio padre quando ero molto piccolo. Lui era un appassionato di cinema, tantissimo. Guardavamo insieme tantissimi western, film noir, cinema neorealista, il neorealismo italiano. E quindi i film c'erano sempre da piccolo. E poi quando avevo 18 anni, ovviamente da qualche anno prima era iniziata la passione molto forte anche per la musica. E quindi poi da 18-19 anni con altri amici abbiamo formato un gruppo a Teheran in Iran di progressive metal, e che quindi abbiamo lavorato tipo 8-9 anni e abbiamo fatto tre dischi e poi per diverse ragioni sono venuto qua in Italia. L'idea era continuare a fare la musica e con la scusa anche dell'Università di Torino ho detto studio cinema per avere tutte e due cose insieme. Però dopo qualche mese ho fatto un primissimo medio, per cui sono venuto a chiedere la stanza per fare casting. Il processo mi è piaciuto e da lì ho venduto tutta la chitarra, effetti, eccetera, ho comprato la camera e diciamo che adesso sono qua. 5-6 anni fa avevo la fortuna di conoscere Carl Sagan, astronomo e scrittore americano, e ho letto alcuni dei suoi libri. Ho scoperto serie TV Cosmos 1980 e con una serie di cose veramente mi hanno colpito su dove siamo, tutto questo cosa vuol dire, o comunque le nostre misure in cosmos e soprattutto la rilevanza di altre cose, l'importanza di altre cose. A tutti questi fatti, cioè nel senso che tu condividiamo un viaggio in cioè, non in significato, però senza sapere perché, su un pezzo di roccia in un buio infinito, mentre ci sono questi fatti, e poi vediamo anche sulla Terra, su cosa sta succedendo, le cose che succedono su questo pianeta, intolleranza, tante altre cose. Quindi non mi tornava tutte cose, queste cose insieme, che credo che manca tipo una prospettiva cosmica dalla vita di tutti i giorni, e con questo film volevo un po' far tornare quella visione, diciamo. Guarda, io non avevo mai intenzione di fare un documentario scientifico o divulgativo pura di scienza, e non mi interessava, cioè nel senso che, come ti dicevo prima, secondo me, ok, il mio punto di vista era questo: se queste cose sono vere, sono fatti, se torniamo alla camera dietro da questo pianeta e vediamo dove siamo e come siamo, questo ok, per essere rilevante, per non essere una cosa troppo astratta, cosa vuol dire per noi, per essere umani, capite cosa voglio dire? E quindi per me era indispensabile comunque avere focus su essere umano, o comunque con la scusa formale, anche perché di notte stiamo con gli astronomi, sentire diciamo le loro rivelazioni personali, eccetera, però di giorno loro dormono e quindi questa è la scusa formale giusta per vagare nel deserto, per scoprire. Cioè, penso, e non volevo insistere su queste cose, deve succedere in maniera molto organica, delicata. Quindi però sì, alla fine dei conti volevo tornare sull'uomo perché ti ripeto, dobbiamo fare conti con questo che sta succedendo e con queste prospettive cosmiche, e questo dipende diciamo dall'uomo. Quindi guarda, sì, da un lato anche sul livello di fotografia, sì, era anche la cosa di essere fedele, cioè fare giustizia se è possibile a questi aspetti del pianeta, a questi posti remoti. Però dall'altro lato questi osservatori sono lì perché ci vuole isolamento, non solo a livello interiore, perché anche per essere lontano dalle città, dall'inquinamento luminoso, da qualità di aria, di quanto è sottile, di quanto è alto, una serie delle cose. Quindi naturalmente questo ci porta fuori da contesto che conosciamo, delle metropoli, eccetera. Però da un lato anche volevo portare anche, per esempio, sequenze iniziali del film che sono quasi 4 minuti qualcosa di senza musica o senza dialogo, eccetera. Cioè volevo portare l'audience in un angolino lontano da telefonini, lontano dal chaos di tutti i giorni, della città, dell'esterno, per poter
fare un viaggio insieme 80 minuti di atmosfera, di suoni, di immagini. Quindi, di nuovo per ripetere, questi osservatori devono essere lì, però anche è un ambiente giusto per poter un attimo isolarci da tutto questo noise e condividere questo viaggio, diciamo. Non vorrei dire meta, però altra cosa che obiettivo che avevo con la parte dei persone normali, che nonostante che vivono molto lontano uno dall'altro in continenti diversi, però in fondo magari condividono tante cose, vulnerabilità o desideri per la vita, eccetera. Comunque, in poche parole, far emergere che ci sono tante cose più in comune alla fine, la sostanza più di quelle che pensiamo. Infatti è scommessa che farlo, soprattutto con altre persone, non perché era un troupe piccolo, però con altre persone era una scommessa stressante, che io prima di questo film avevo la camera sempre io, e quindi da solo, massimo con altre due persone, riesci a essere invisibile con rapporto con le persone. Però quando non hai la camera, non puoi essere trasparente, diventa difficile. Quindi la scommessa era che noi incontriamo una persona e io in arco di 3-4 ore devo portarlo nell'intervista, nell'essere insieme, a un livello ulteriore di emozione o di conversazione. Cioè io queste cose che vedi erano dopo poche ore, non è che ci siamo conosciuti, vai, torna una settimana e poi facciamo intervista, no. Ci piazzavano lì, intanto nessuno passava, e quindi poche presenze umane che succedeva, iniziavi a parlare, e poi se tutto andava bene, dopo 2 ore portavi fuori la camera, senti, facciamo questa cosa. Infatti c'è scommessa che è dentro del film, anche produttivamente, che io, anche il mio assistente o produttore esecutivo, Lorenzo Di Nicola, molto in gamba, e questo è il film, nel senso che c'è. Era stressante perché se noi non trovavamo questo personaggio, cosa succedeva? Cioè, hai calendario, hai costi, hai tempi, vuoi fare tante cose. Cioè, era veramente un po' anche stressante, però siamo stati fortunati. Quindi non c'era gran studio o ricerca prima, no. L'ordine era già stabilito prima di partire, però di girare, se ti interessa, noi abbiamo prima girato Le Canarie, che adesso è il secondo, e poi abbiamo girato l'Africa, che è l'ultimo, e poi alla fine abbiamo girato Cile, che è l'inizio. Però quello sempre volevo, perché Cile è questo paesaggio quasi extraterrestre, volevo che sia l'inizio con un impatto visivo, che sia dove siamo, forse neanche datare per i minuti, siamo sicuri che siamo sulla Terra, una cosa del genere. Però ero super consapevole di Sudafrica, che è così, cioè nel senso che fino a non qualche anno fa, però magari fino a 10-15 anni fa, università in cui studenti di colore andavano non avevano corsi di astronomia. Quindi, cioè, nel senso che vorrei dire, è un heritage molto, anche questa cosa di astronomia. Quindi già astrofisici o astronomi che vedi in quel film, per esempio, sono soprattutto uno dei pochi dei più importanti del continente, cioè, perché non sono tantissimi. Quindi ero consapevole da povertà che c'è in quello piccolo villaggio attorno al telescopio grande di Sudafrica. Infatti, cioè, nel senso che volevo arrivarci, capito? Non volevo subito mettere tutte le carte sulla tavola, ok, vogliamo fare così. Sudafrica doveva succedere come l'ultimo perché è veramente le cose trovano un legame che non puoi negare, sai cosa voglio dire? Cioè, cosa può fare astronomia per quel villaggio lì, o nel senso che almeno, non lo so, magari la sua grande capacità di umanizzare la roba, cioè nel senso che quasi quando leggevi quella roba lì, quasi sembrava che stai leggendo tutta la nostra storia, tutta la nostra, c'è cioè questo senso di divagare che ho cercato di includere nel film, cioè la paura di lasciare magari prima caverna, arrivare a primo, non lo so, altiplano, fino a continenti, e poi adesso c'è questo destino di dover vagare, di essere umano. Sagan aveva questa meravigliosa capacità di rendere le cose rilevanti a te, capito? Che altrimenti, cioè, non ho mai visto, e non lo so, e poi magari anche come scrive, cioè a prescindere su cosa scrive, in maniera che scrive non puoi
non innamorarsi, diciamo, di lui. Anche quello è un altro incontro strano, perché io lui l'ho incontrato qualche giorno fa e poi abbiamo iniziato a parlare. Dopo 5 minuti ho detto: non vorrei parlare di più, teniamolo perché giriamolo, cioè non vorrei sentire niente, teniamolo freddo. E poi ci siamo visti dopo tramonto, al deserto, con una bottiglia di vino, nulla, fuoco, e siamo partiti, ovviamente tutto prima Chuck, perché io sono molto ossessionato anche con l'autenticità delle cose, e quindi assolutamente era così. Era anche l'ultimo pezzo di intervista che si è alzato e andato via, per fortuna era microfonato, quindi quando si allontanava e piangeva, comunque era registrato, quindi abbiamo usato anche quel pezzo. Da mia pochissima esperienza ho capito che forse qua non si dedicano tantissimo energie, risorse, tempo per divulgazione, audience design, promotion, distribuzione, nel senso che ci sono. Adesso magari rispetto a 20-30 anni fa è più facile fare un film, però quasi impossibile farlo vedere. E quindi tutti finiranno nelle galassie dei documentari o film indipendenti mai visti, gireranno in un buco nero senza mai essere visto. Spero che questo non sia il destino di Star Stuff. Non lo so, non lo so. Spero, farò io personalmente tutto il possibile, però se non riesco anche a trovare una distribuzione classica, spero che si possa chiedere gli eventi ad hoc per, sì, è il mio film, il nostro film, vorrei farlo vedere a prescindere. Però veramente la cosa che anche con Ferrario, il produttore, abbiamo discusso dall'inizio, era la necessità di condividere questa prospettiva, soprattutto nel momento che c'era e purtroppo ancora è così, di grande confusione e intolleranza, e abbiamo bisogno, secondo me, di ritrovare quella prospettiva. Quindi auguro che almeno anche per quello il film possa essere visto ancora un po'. Eventi di divulgazione, non voglio dire scientifico, però sì, anche sì, nel senso che comunque penso che ci sono tantissime magari associazioni di astrofili o le persone interessate a questi temi per tutta l'Italia, questo è uno di quelli che può essere. Però non lo so, magari giochiamo a caso, però credo che fino ha avuto un. Cioè, c'è stato un piccolo segnale positivo a Torino Film Festival, abbiamo tutte le proiezioni quasi piene, i feedback erano positivi, quindi spero che questo dia un po' di energia alla casa di produzione, alla casa di distribuzione per spingere il film.